Buongiorno, da mo che non ci vediamo, 7:20. Mi sto preparando per portare Ciccio Pallocco a scuola, però prima mi idrato. In realtà volevo accendere prima la telecamera. Scusate, faccio un po' sbrigativamente. Non ho tempo di stare a massaggiare più di tanto. Anche perché questo ci mette un pochettino, cioè non ho messo tanto, perché sarebbe un siero solo per contorno occhi e contorno labbra. Ma io lo metto un po' ovunque. E di solito prima mi metto tutti i miei prodottini e nel frattempo che ne so, stiro, metto a posto, no? Però stamattina c'avevo la priorità di mettermi a stirare due cosine di Stefano, ristirargli il grembiule di nuovo, perché ieri siamo stati a nuoto, l'avevo messo dentro la borsa, era un po' stropicciato. Non mi piace che vada col grembiulino stropicciato. Vero che in macchina si stropiccia subito, però. Allora, siero, io adoro sto siero, non c'è niente da fare. E adesso vado anche di crema. Sto usando sempre questi qua della Chioccio Lift. Questi, ve ne ho parlato tantissimo, penso che ormai avrete la nausea. Il siero sto finendo questo pochino che ancora mi era rimasto perché me lo sono centellinato per quanto lo amo. Questo è specifico contorno occhi e contorno labbra. Però appunto, come vi dicevo, lo metto un pochino ovunque come booster. E lo picchietto bene. Quando si è asciugato, vado con la crema. Allora, l'odore mi piace tanto. Ne ho provate tante di creme alla bava di lumaca, ma veramente tante, credetemi, chi mi segue da una vita lo sa. Nel video precedente dicevo, credo che questa sia la mia preferita. Ne sono certa. Cioè, questa proprio mi piace. Poi, come dico sempre, è tutto molto soggettivo, Però mi piace proprio la consistenza della crema, mi piace come si spalma, mi piace il fatto che si assorba subito, ma comunque dia la possibilità di massaggiarla. È comunque una crema naturale, allevano le chiocciole con molta accortezza, ne prelevano il siero, quindi c'è tutta una cosa molto, molto attenta dietro. E tra l'altro mi stava dicendo il ragazzo con il quale collaboro dall'anno scorso, credo, dalla prima volta che me l'ha inviata, o forse qualcosina in più, che c'è una bella promo che io vi metto sempre giù, vi inserisco tutti i dati nell'info box e credo che ci sia anche uno sconticino. Col fatto che adesso siamo sotto Natale, approfittate perché in tantissime me l'avete richiesta tante volte, anche su Instagram, e quindi se riuscite a prenderla con lo sconticino mi fa piacere. Come vi dicevo, per le pelli più mature è ottima perché stimola il collagene, l'elastina, ridona l'elasticità alla pelle, allevia quei piccoli segni di espressione, riossigena il tessuto, infatti guardate il colorito com'è diverso, però anche per chi ha una pelle particolarmente grassa, se trovo una formula leggera come questa, perché ci sono anche più strong, no? Per chi ha bisogno di più nutrimento, secondo me questa è, diciamo, la perfezione tra la pelle grassa e la pelle secca, perché la texture va benissimo per tutti e due i tipi di pelle e aiuta tantissimo anche nei piccoli segni cicatriziali magari dovuti all'acne, li allevia tantissimo, ovvio che insomma deve essere un trattamento continuo. Quindi mi raccomando, io giù vi metto tutto quanto. Ringrazio sempre Santi per avermi inviato di nuovo i prodottini. Ora, Stefano si sta facendo la doccia e non vorrei toccarmi proprio davanti a voi. Ah, però sto usando sto momento, vi voglio vedere un fondotinta, però è tardi. Ho ricacciato fuori questo della Catrice. C'è un colore wow, è vero che l'ho quasi finito effettivamente. Comunque lo sto riutilizzando. Vorrei continuare a chiacchierare e farvelo vedere, ma ve lo faccio vedere dopo perché mi si è spenta la fotocamera perché ho troppi file dentro. È carica, ma non l'ho svuotata e ora non faccio in tempo, se no faccio tardi perché sono le 7:30. Io a quest'ora già sto portando giù Phoebe. Però Stefano sta in doccia, quindi non scendo se lui sta nella doccia. Allora, ho acceso un po' di luci perché non si vede una cippalippa. È prestissimo, sono le 9:30 circa. Mi sono pulita la doccia, solo che pure ieri ho fatto una, cioè,
Ho scozzonato tutto e mi si è riaccentuata di nuovo la tendinite perché, come sapete, io con le mani ho un po' dei problemini. Però per l'ennesima volta ho spostato di nuovo tutti i mobili del salotto, ho rivoluzionato di nuovo perché Stefano era un po' che mi diceva: "Mamma, ti prego, mi rigiri il divano come me l'avevi spostato", che era in primavera, forse verso Pasqua, se non sbaglio. Io tergiversavo un po' perché pure mio marito mi ha detto: "Mo, casa sembra più piccola", però ho detto: "Senti, ma ogni tanto facciamolo un change, no?" E quindi ho spostato di nuovo tutto quanto, mo' ve faccio vedere, infatti l'avete già visto, però ve lo faccio vedere. Però è anche un consiglio che vi do perché è come reinventarsi, no? Oppure, soprattutto quando non avete una casa particolarmente grande, a volte spostare i mobili, anche se in un determinato momento fanno sembrare la casa più piccola, la volta che poi li rimettete al proprio posto, sembra che c'è una casa immensa. Quindi è una cosa psicologica, però secondo me aiuta. Vabbè, vi faccio vedere un attimo più o meno il change. Eccoci, ho cambiato tutto quanto di nuovo. Vedete? Di qua ci ho messo di nuovo il tavolino. Lillo mi aveva detto: "Lascialo, lo potevi lasciare lì", però poi era troppo attufato, sinceramente. Quindi comunque quell'angoletto mi rimane tutto quanto libero. Ed è vero che la casa sembra più piccina, però è anche vero che l'inverno questo angoletto è confortevole perché rimane raccolto. In questo modo, col divano così, si vede anche la boiserie che aveva costruito Lillo. Avendo messo il divano da quella parte, la boiserie rimane nascosta e oltretutto anche la finestra si accede poco. Vero è che non abbiamo questo splendore da vedere, però insomma. E poi in quell'angoletto, se vi ricordate, avevo il cesto con tutta la roba degli allenamenti. Questo è mio marito, aspettate. Amore mio? Oh, sì, tu? Niente, ho finito adesso di pulire la doccia. Sì, ci ho spruzzato un po' di antimuffa dentro, ma per pulirla, mamma mia, perché comunque quei vetri che si incastrano sono micidiali. Poi non so se te sei accorto, ma ieri l'avevo verniciata. Mo stamattina ci ho levato un po' di scotch, che avevo fatto il bordino. E mo faccio asciugare poi se ci riesco la parte dentro e passo una botta di vernice pure dentro, però deve essere bella asciutta. Mi sono andata a comprare le medicine stamattina, 30 euro, 31 euro. Vabbè, però se potevano scaricare, per fortuna quelle. Ci sentiamo dopo? Ok. Un bacio, ciao. Ciao, 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 ciao. Stavo dicendo, che vi stavo dicendo? Ah, c'era tutto il cesto con le mie cose degli allenamenti che non sto più facendo. Anche yoga ho dovuto interrompere, infatti mi dispiace tantissimo perché io lo amavo farlo la mattina appena mi alzavo. Invece, col fatto che porto Stefano a scuola, io comunque sullo sport sono una disgraziata, non riesco proprio a essere costante, non c'è niente da fare. E vabbè, stavo dicendo, la boiserie, che ve l'avevo fatta vedere nell'home tour, è fatta con legno, poi questo qui si alza e dentro abbiamo dei libri. Lillo l'ha fatto a vari scompartimenti, più grande, più piccolo, vabbè, comunque ve l'avevo fatta vedere. E poi qui nella parete ho cambiato di nuovo, qui c'era la foglia che avevo preso da Desenio e invece l'anno scorso avevo fatto fare il poster con tutte le foto di Stefano sulla La Lab, però ancora non l'avevo messo, a parte c'è un po' di riflesso, però vabbè. Non l'avevo ancora messo e ieri ho detto: "Senti, cambiamo anche perché diamo un po' di calore a casa, visto che comunque io ho tutto bianco. Una volta c'avevo i cuscini rossi, non so se ve lo ricordate, anche per dare un po' di tono alla casa, però si sono completamente rovinati, quindi li ho buttati e adesso sono rimasti questi. Però secondo me l'angoletto così è molto carino. Che ne pensate? Vi piacque? Un like se vi piace. Ah, qui già c'è qualche decorazione natalizia, gnometto norvegese, ghirlanda fatta con i campanelli, che veramente ci vuole un secondo e mezzo a farla, e altro gnomino norvegese che tra l'altro ho preso al mercato, l'ho pagato 5 euro, ma guardate quanto sono belli, anche se ho visto come si fanno e veramente ci vuole un secondo. E qui su Instagram mi avete sgridato perché manca una lettera,
Manca una E. E in realtà non è che manca perché l'ho scritto male, perché prima di andare a vedere, prima di scriverlo, ovviamente ho visto come si scriveva in inglese. Se vi ricordate, questa ce l'avevo sulla scarpiera di là. Mister Bo me l'ha toccata, è partita una E. E io pensavo addirittura che era andata a finire sotto, ma non la trovo, forse è andata a finire dietro. Quindi adesso l'ho spostata qui in attesa di ritrovare quella lettera. Ma voglio che rimanga lì quella frase perché comunque è scritta male, ma deve essere motivazionale. Quindi appena ritroverò la E, ce la rinfilerò. Ok, detto questo, mi accendo il computer. Ma lo sapete che mi ha fatto una cosa strana sto computer? Comunque, tutte a me mi succedono queste cose. Io lo spengo sempre, ogni tanto, ecco, era acceso. Perché mi sta a fare così? Io ieri sera l'ho spento il computer, molto bene. Ok, l'altro giorno io spengo il computer, adesso il faccione di mio zio, spengo il computer e praticamente, vedete, poi io spengo il mouse, spengo la tastiera, vabbè, spengo e usciamo. Torniamo a casa da una festa. E l'occhio mi va sul computer che era acceso. Però qua ancora dovevo inserire il PIN. Dico scusa, ma come cazzo è possibile? Neanche a dire che ha fatto gli aggiornamenti perché gliel'avevo già fatti fare. Perché ogni tanto quando deve fare gli aggiornamenti succede, lo lascia acceso, fa l'aggiornamento e poi si riattiva. Niente. Dico vabbè, dico lì, ma hai acceso tu il computer? Diciamo che mi metti a toccare il computer tuo, no. Vabbè, vengo di qua, spengo il computer, chiudo tutte le pagine che erano rimaste aperte perché ho detto forse è quello. Spengo il computer, dopo 2 minuti, bim, mi si riaccende il computer. Io, ma che cacchio? Non sono più capace manco a spegnere il computer. Vabbè, ieri sera esco dalla schermata, chiudo, salvo, bla bla bla. Spengo il computer, ma vengo qua, il computer era acceso. Vabbè, no comment. Detto questo, può essere pure che mi sono dimenticata io di spengerlo, perché tutto è possibile in questa casa, perché io sono convinta di aver fatto una cosa e poi magari non l'ho fatta. Va bene, ragazze, io so, allora, c'ho una casa talmente pulita, perché ieri mi sono fatta un mazzo tanto, che oggi non c'ho niente da fare, a parte rifare il lettino di Stefano. In effetti dovrei ripulire per la centesima volta, rilavare per la centesima volta le mie lenzuola e il mio piumino. Che avevo, voi vedete sempre questo, ma io avendo l'asciugatrice, per non ritirare fuori 2 miliardi di cose, metto in asciugatrice e poi rimetto sul letto. Mo' l'altro giorno, tutta bella pulita, sta roba. Mio figlio stava qui a fare i timbrini e non so se si vede, ma qui mi ha sporcato tutto di blu perché ci ha messo il braccio e praticamente mi ha tamponato tutto il letto lavato di fresco, mentre tra l'altro stavo su WhatsApp con Chiara Paradisi e lei faceva che carino, io dentro di me dicevo ma che carino di che, però vabbè, a parte questo, mostro un momento, sinceramente non posso lavare il piumino perché avrei una priorità e la priorità, cioè guardate questa che mi segue col giochetto, c'ha ragione, dopo la faccio giocare. La mia priorità è questa stamattina. Aspettate, c'è un po' di casino al bagno perché stavo pulendo. Dovete sapere che io ieri avevo completamente svuotato la cesta dei panni al bagno, che per la maggior parte erano panni Terna non fame, ovvero mio figlio. Ieri sera vengo in bagno e trovo questo. Il cesto che straborda di panni. Quindi adesso io dovrei lavare i panni del cesto. Ma attenzione, attenzione, gente, accorrete, accorrete. Anzi, ieri ho anche approfittato di lavare la cuccia di sta sgrinfia perché tanfava che non vi dico. Dio, sto scappuzzino, raga. Io l'altra volta avevo detto che mi vergognavo, ma è anche giusto che voi vediate il lato negativo di me, perché non sono perfetta, nessuno è perfetto, ci tengo a dirlo, e laddove vedete tutte quelle, tutte perfettine, saranno una su un milione, anche loro ci avranno gli scheletri nell'armadio. Da noi si dice il più pulito c'ha la rogna. Detto questo, qui ci sono questi panni che in realtà sono gli asciugamanetti di Stefano Del Nuoto che stanno qui ad asciugare perché buttarli in casa sarebbe un accumulo di panni brutti a vedersi. Qua ci sono tutti i panni che magari mi dà qualche mia amica del figlio che non gli sta più, qualcosa che mi dà mia suocera del nipotino più piccolino, che vabbè, più grande di Stefano, il figlio della sorella di Lillo praticamente, che ha 11 anni adesso, quindi comunque tante cose me le passa. Anzi, lo saluto, amore de zia. Ti saluto, amore de zia. Un bacetto. E qui c'è la cesta di Lillo. Io questo, se vi ricordate, l'avevo pulito tutto. Ma tutto significava che dentro ci potevi fare, tipo, potevi ballare sul cubo. Vabbè, a parte questo, lo sgabuzzino è fatto anche per questo. Quindi, ah, e poi
Poi mio marito, che si ostina a farmi tenere tutte le scatole dei Lego qua del ragazzino, perché dice, sai, un domani i Lego sono sempre i Lego, una li vuole rivendere, ma io mi posso tenere tutte le scatole di Lego? Anche no, cioè praticamente non posso fare più un cacchio, perché è saltata la corrente, tra l'altro mi si è anche spento il computer, la lavatrice bloccata ovviamente. Non è scattata in casa, è scattata tutto quanto il palazzo, quindi non posso passare aspirapolvere, non posso fare niente, non posso stirare, non posso lavorare al computer. Ma pure il frigorifero non lo posso aprire perché quando va via la corrente è meglio tenerlo chiuso in modo che non c'è lo sbalzo, no? Capiremmo io che cazzarola faccio? Niente. No, vabbè. Mezzogiorno, appena rientrato, ho portato giù Phoebe e ho preso. Dovete sapere che adesso Stefano fa un quadernino dove colleziona i vari tipi di foglie, di piante. Quindi gli ho preso una foglia di edera, ma adesso gli pulisco dietro perché è malata. Una fogliolina di mimosa, che tra l'altro c'ha già i boccioli. Il rametto di edera. Questo è della stessa pianta, ma non è malato. E poi questo è un altro tipo di edera, un'altra varietà che ho io qua, che è questa qua arrampicante che vedete. E prima mi faceva i fiorellini gialli, adesso non li fa più, non l'ho strappati, ci tengo a dirlo, anche se vedete che la pianta è fresca, stavano proprio per terra. Infatti questo mi è dispiaciuto, ma secondo me è stato il vento di tutto questo periodo. Ora gli pulisco quella. E dicevo, quell'edera lì che vedete nel vascone ce l'aveva mia mamma, cioè aveva una piantina, mi ha detto tanto a me non mi cresce, dico vabbè ma dai, dice vabbè prendite, non so se mi ha dato un pezzetto di quell'edera e me l'ha messa in un vasetto così piccolo con la talea dentro, ma neanche, credo che forse c'era un pezzetto così dentro sto vasetto minuscolo, guardate che cacchio è diventata, mi si è arrampicata tutta, adesso ripeto è secca perché da questa parte non ci batte il sole, ma in estate fa dei fiorellini gialli spettacolari. Infatti, mia madre dice: a me non mi è mai cresciuta, non mi è mai venuto il fiorellino. Quindi, io che ho il pollice nero, sono stata molto contenta, insomma, di sapere che invece la mia pianta aveva preso e cicciato. C'ho tipo dei piccoli moschini, che più moschini sembrano delle mosche appena nate, ma non so da dove escono fuori. Credo dagli agrumi, però poi quando vado a smuovere gli agrumi non ce ne sta neanche uno di moscerino, quindi I don't know. Allora, oggi per pranzo, però mi devo pure sbrigare perché questo comunque in 20 minuti ci mette, vorrei farmi un fish burger. Me lo metto nel forno e me lo mangio. Ecco, questo si leva, Madonna, se lo faccio nella mandina. A me mi fanno troppo schifo. Mi fa schifo, raga, un po' delle capite. A me già mi crude, mi crude tutto, l'ho spidocchiato, mani, ho in mente di fare qualche decorazione carina con Stefano, tanto le pigne ce l'ho, però dovrei trovare un attimo un momento, in realtà oggi lui non avrebbe nulla da fare, però siccome sapete che dai nonni ci stiamo andando meno. Il sabato e la domenica cerco sempre di farlo venire a prendere dai miei in modo che lui sta con loro, mangia con loro, poi io dopo pranzo me lo vado a riprendere e poi lo porto il mercoledì prima di inglese. Esce da scuola, sta un'oretta con i nonni, poi io tanto ho inglese alle 6. È un sacrificio, eh? È un sacrificio per loro ma anche per me, però è anche vero che tanto comunque c'ho un'ora. Dovrei stare buttata dentro casa, quindi a questo punto rimango dai miei che stanno un pochino più vicini alla scuola di nuoto. Sì, di nuoto, ho detto nuoto, volevo di inglese. E quindi rimango da loro quell'oretta e poi lo porto sempre a lezione. Però oggi non c'è niente lui da fare e quindi ho chiesto a mio papà se se la sentiva di uscire e andare a prendere Stefano. Ovviamente io anche andrò. No, la platessa non mi va, voglio i fish burger. Questi qua sono troppo buoni. Tra l'altro, c'ho pure la pizza congelata. Che stavo dicendo? Ah, appunto, ho chiesto a mio papà se. Madonna, ieri ho dato una ginocchiata, raga, un po' potete capire. C'ho un livido sul ginocchio, vabbè. Io ho chiesto a papà se gli andava ad andare a prendere Stefano a scuola. Ho
stavo dicendo anche io comunque vado così mi faccio vedere perché papà c'ha la delega e quindi faccio la sorpresa, lui non se l'aspetterà mai perché di solito lo prendo e lo porto dai nonni, per lui già è una sorpresa, ma il fatto di vedere il nonno fuori scuola sarà, anche perché io ho intenzione di non farmi vedere. Dovrò far cercare di capire a mio padre qual è la maestra di Stefano che sto facendo, però vorrei non farmi vedere in modo che io vorrei rimanere in macchina in realtà, proprio per fargli questa mega surprise, però vediamo un po' se riesco, non ci dovrebbero essere problemi. In realtà forse cercherò di stare al telefono, di vedere quando escono, perché la maestra vi ho detto cerca il genitore e poi tu gli fai cenno che il bambino è il tuo e non te lo danno, se non so pienamente convinti, però ripeto, papà c'ha la delega, quindi come regola loro le deleghe l'hanno studiate. Ora, io sono rimasta in ginocchio come San Giuseppe perché mi sono messa in ginocchio, ma mo chi mi rialza? Aspettate, e poi sto sul ginocchio, oltretutto che ho dato sta botta, c'ho, aia, avete sentito che scrocchio? C'ho il ginocchio, dell'incidente, che ogni volta che mi metto in ginocchio è come se ci avessi ancora l'asfalto dentro, quindi mi arrivano certe fitte che non vi dico, secondo me ci sta ancora, mi sono data un'altra ginocchiata, un altro ginocchio, che sta a cadere? Oh, Madonna, che botta che ho dato, regà. Ok, ora, carta da forno. Ma io avevo preso quella già in... Ah, ho trovato sta carta da forno in fogli. Cioè, la rivoluzione, ragazzi, la rivoluzione. Ditemi, voglio fare pure la pellicola in fogli. Pellicola, alluminio. Oh, e fermete. Ok, farei tutto in fogli, perché di solito è più quella che spreco che quella che utilizzo realmente. Ok, mi faccio questo fish burger. Io ci vorrei mettere vicino l'insalatina, ma siccome l'ho già comprata da un po', io vado molto a periodi, non so perché alcune volte l'insalatina mi si mantiene una settimana tranquillamente e altri giorni la compro, il giorno dopo praticamente è tutta da buttare, pur scegliendo sempre quella super asciutta. Infatti certe volte al supermercato mi metto a guardare le buste, no? Faccio così, La gente mi guarda e fa, signora, scusi, che cosa sta guardando? E dico, no, sto guardando se c'è qualche fogliolina con la muffa, qualche fogliolina bagnata, marcita, se è completamente asciutta, perché magari fuori sembra asciutta, poi quando smuovete il pacco, dentro si vede che è bagnaticcia. Poi tu vedi quelli che la mettono nel bancone, prendono questa insalata e pam, e la schiacciano. Cioè, tu gli levi il sottovuoto, è normale che quella se fradicia prima, no? Invece bella gonfia, la confezione rimane quasi sottovuoto, integra, no? Vabbè, e metto il mio fish burger nella codesta pirofila. So proprio una very very. Comunque, non è tantissimo, però sapete che non è che posso riempire l'intestino più di tanto. Quindi 220 gradi, 20 minuti, questo ci mette. Oh, vabbè, mangerò mezzogiorno e mezza, poco male. Oggi c'ho un po' fame. Eccomi, spero di essere a fuoco come al solito perché nel video precedente che ho appena finito di mandare online mi sono accorta che molte clip purtroppo non erano a fuoco, ma come vi dico sempre, purtroppo non è una cosa che dici stai più attenta, cioè l'immagine sembra perfettamente a fuoco, poi mi rendo conto che quando vado ad editare purtroppo non lo è, e il problema è il muovermi, cioè se io rimango ferma e immobile non ho problemi, ma se io adesso prendo e giro mi perde il fuoco. L'ho sempre detta questa cosa, però ci tengo sempre a precisarla. Allora, adesso è ora di mangiare. In realtà che ore si sono fatte? L'una meno 10, effettivamente ho fame. Il mio misero pranzo, adesso ve lo mostro, è questo misero filetto di pesce di merluzzo, buonissimo. Ma come dicevo, è misero. Ma se vi metto dentro la pianta, no, state di buona. Ok, sicuramente avrà perso il fuoco. È misero perché, come vi avevo accennato prima, l'insalata era marcita, cioè non sembrava marcita. Quando ho aperto il pacco, cioè sotto era fresca, si vedeva che era fresca, sopra si era un po' seccata, ma quando ho aperto, raga, una puzza di cadavere che non potete capire, veramente terrificante.
E quindi nulla, i pomodori non li posso mangiare e amen. E quindi questo, se me ne fossi accorta prima, brutta testona, avrei guardato nel surgelatore. Però ci sono verdure che io non posso mangiare, tipo cicoria, broccoli, quindi nulla. Mi morirò di fame oggi questo qua. Oggi che c'ho fame. Comunque, voi avete visto il vlog prima. E adesso vi sembrerà che io questo l'abbia girato il giorno dopo, dici come il giorno prima eri inappetente, il giorno dopo c'hai fame? No, in realtà quel vlog è vecchio, cioè considerate che forse più di 10 giorni fa l'ho girato, comunque se non sono 10-7, ho passato veramente una settimana da non riuscire proprio a mangiare. Vabbè, ho preso un po' di salsa barbecue, che comunque la posso mangiare. Non ce ne metto tantissima, anche perché col pesce, insomma, non è che ci cozzi tantissimo. Però giusto per non mandarlo giù a sec. Va bene, mi mangio un pezzetto di fish burger. Avete sentito? Mi è uscito bene fish burger. Poi devo mangiare pure piano, quindi vabbè, non farà niente sto coso. Ne mangerò un pezzetto di parmigiano dopo. Cioè, praticamente l'affogherei nella barbecue. Comunque sta barbecue dell'Aerospin è proprio buona. Comunque, ultimamente mi sono bruciata. Ultimamente io dico delle cose e poi mi rendo conto che ho detto tutta un'altra cosa. Cioè, tipo, che ne so, voglio di pesce e dico carne. Vabbè, perché forse sono un po' distratta. Ditemi voi. Allora, siccome il mio pranzo è veramente micro, mi sono rimaste 3 fette di pesce, me lo gusto un attimo in tranquillità. Fabrizio! Fabrizia! Ciao! Ma quando sei venuta te? Quando sei arrivata? Sono arrivata a piedi. Mi hai detto che non venivi. Sei contento? Io sono nonno. Dai, dai, bacia, abbraccia, abbraccia. Madonna. Dai. Ah, ma non fai vedere quello che fai però, mammi? Sto facendo un ritratto a mio nonno. Bravissimo. Cavolo. Sì, ma non lo fare Sì. minuscolo. Un attimo. Ma tu lo sai che cos'è il ritratto? Sì, Ma il un ritratto attimo. significa che tu devi fare solo il volto, mamma. Un ritratto è solo il viso. È come il ritratto che ti ha Ritratto che fatto c'hai zio a casa del Carlo. zio Carlo che ti ha fatto a te. È un attimo. Un Qui sto a attimo. fare pure il corpo. Ta-da! Ho finito! Ma che Parodia! è? La parodia. Ma che La parodia de nonno. La parodia de nonno. Ma che c'ho le Non ali, c'ho? riescono ste parole. No, vabbè, ma come cazzarola esci? L'ho incontrata pure a mensa! Ah! L'ho salutata a Ma lei non è mensa! che è uscita prima, è che lei esce all'una, mammina, non è che è uscita È prima. uscita da sola con una maglietta, ma sono entrata in mensa! È andata subito via! Ah, allora è uscita proprio È andata prima. Ah! subito via mentre io sono a E mensa! quindi tu l'hai vista? Sì, l'ho vista e Ma l'ho l'hai potuta salutata! salutare? Ah! Sì, è arrivata! Ma non sei uscito dalla mensa? No! Allora, vediamo se riconosco. Allora, in questa parola dice io e zio Roberto. Bravo. Poi ci sono le due cacciaroni. Chi è il cazzarone? Cacciarone, Germano. Ah. Germano, Sabrina, Ilaria, Lorena, Germano. Alessio Lupini, non è? Non Alessio. ci mette le mani. Alessio. E Lillo. E mi pare. Vediamo che questa mi briga di chiamare. Ah no! Senti, fammi vedere un attimo qua tra le verdure, attento alla scena. Anzi, è mio No, non prendere la mia. Levate un attimo, perché voglio. No, la pizza te la porta. Se decide questa di chiamarmi. Ma se poi la vado con, come si chiama, con Matteo? Come fai questa? Anche la foto che io sono, la chiamare con la foto di Carlo, io che mando la cottadina, me la voglio fare Se vuoi fare tutto, il frigorifero è finito, mamma, non c'è più spazio. E guarda, lui è una milione, milione, milione.
Allora ragazzi, noi abbiamo ordinato la pizza stasera in una nuova pizzeria, però niente, sto aspettando un attimo una conferma, ma questa non mi ha ancora chiamato. Però siccome avevo... che ho fatto una strombata. Sto facendo gli involtini. Sì, sto facendo gli involtini che sono tipo la salsiccia, ripieni col bacon. Io ci sono mette il sale. Sbagliatissima sta cosa. Vabbè, mo ci aggiungo un po' di vino, così si smorza un po'. Aia! Mannaggia la dame. Stavo dicendo, siccome avevo scongelato questi stasera, per non rovinarli l'ho cotto in modo che li possiamo mangiare domani. Bere è troppo importante, io sono una disgraziata perché non bevo mai. L'ho detto, io per riuscire a bere devo farmi le tisane fredde, calde, cioè d'inverno caldo ovviamente, perché sennò non bevo. Ultima, ah, voglio vedere le pizze. Questa volta. Apri un po'. Il cartone mi piace. Funghi, secondo me però va riscaldata, lo sai? No. Io accendo il forno. Stefani, secondo me la mia è gorgonzola. Che mangia? Mamma mia, ti hanno messo l'aglio a pezzi. Ore 21, finalmente me ne vado a dormire. Non me ne vado a dormire, mi metto a letto, mi guardo qualcosa sul telefonino, visto che comunque in questi giorni non sto riuscendo a guardare proprio tantissimo. E spero di farmi una bella dormita. Domani danno di nuovo pioggia. Buonanotte. Oh.